Un saluto agli amici e followers di Zona Rossa Web TV e a tutti coloro che sono connessi con noi. Siamo a commentare il Vangelo della quinta domenica di Pasqua e prima di leggerlo preghiamo insieme. Illumina, o Signore, gli occhi della nostra mente perché con la grazia dello Spirito Santo che viene da te, possiamo comprendere le parole del Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Oggi il Vangelo di questa domenica quinta presenta un'altra immagine di Gesù, ma ascoltiamo direttamente dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera. E il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, questo è il testo del Vangelo e come già domenica scorsa ho avuto modo di spiegare, questa è un'immagine che Gesù utilizza per affermare e insegnare, educare i suoi discepoli a comprendere il rapporto che c'è tra lui e il Padre, ma anche il nuovo rapporto che avviene attraverso di lui per andare al Padre. L'esempio e l'immagine della vite è un'immagine molto comune ancora oggi, ma a quel tempo in terra di Palestina era comunissimo e voglio dire, con questa immagine che troviamo spesso anche nella Sacra Scrittura, ad esempio nell'Antico Testamento, nel capitolo quinto del profeta Isaia, c'è tutta un'espressione in cui si afferma che è Israele la vigna del Signore. Leggiamone solo qualche versetto. Inizia proprio così: Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. Ecco, questa è l'immagine del profeta Isaia, un libro, come ho detto altre volte, scritto circa 700 anni prima della venuta di Gesù. E il testo poi continuerà e dice, si domanda colui che suggerisce questo testo al profeta Isaia, cosa devo fare adesso? Per voi, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, siate voi giudici tra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Vi lascio con questa domanda perché è una domanda essenziale, fondamentale per noi. Stiamo vivendo il tempo della Pasqua, siamo già alla quinta domenica e il tempo della Pasqua ci ha ricordato che in fondo Cristo risorto è per noi la fonte della nostra fede, la forza della nostra vita cristiana ed è e rappresenta per tutta la Chiesa, per tutta la comunità cristiana, il punto di riferimento in questo cammino che ci porta al Padre, che appunto ci condurrà
a incontrare il Cristo risorto un giorno e a vivere sempre con lui. Ora, in questo testo che abbiamo letto, il Vangelo, che appunto nel capitolo di San Giovanni presenta questa immagine Gesù per spiegare che, e far capire che il nuovo Israele, cioè la Chiesa che nasce e nascerà dalla sua passione e morte e risurrezione, quindi la Chiesa è il nuovo Israele che non più è lei la vite, ma la vite vera, cioè quella attraverso la quale giunge tutta la linfa ai tralci e porta frutto, frutto buono, la vite vera è lui stesso. E si presenta quindi come la vite che il padre, il vignaiolo, coltiva. Ma questa vite che ha tanti tralci è necessario che sia sempre coltivata. E dice addirittura che noi, che siamo i suoi tralci, veniamo qualche volta anche potati, tagliati, perché siamo di troppo, cioè come dire, come avviene per ogni persona, viticoltore che coltiva le sue viti, deve continuamente osservarle, continuamente seguirle, curarle e togliere da essa tutto quello che può essere di disturbo, quindi anche troppi tralci possono e potrebbero impedire alla vite di dare quel frutto genuino, buono, come il viticoltore si attende. Beh, questa immagine trasportiamola nell'ambito spirituale, nell'ambito di questa vita che Gesù ci ha portato e di questa comunione che chiede di vivere anche a noi con lui nel Padre. E questo Gesù lo dice, lo ripete, dice: ogni tralcio che non porta frutto viene tagliato. Quindi chi invece viene potato e viene perché porti più frutto, sarà colui che appunto rimarrà sempre in me e rimane in questa comunione d'amore. Il verbo rimanere in questo testo torna più di 7 volte, se non vado errato, e rileggiamolo. Gesù dice: rimanete in me e io in voi. Poi dice ancora: il tralcio non può portare frutto se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. E poi ancora: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. E poi ancora: chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio che è stato potato, è gettato via, è secca e appunto viene raccolto e poi in seguito gettato nel fuoco e viene bruciato. Ma se rimanete in me, continua ancora Gesù, insiste su questo, l'Evangelista Giovanni su questo verbo, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Poco prima ho saltato un passaggio dove appunto Gesù aggiunge alla sua parola quando dice: chi rimane in me porta molto frutto. Perché dice: senza di me non potete far nulla. Ecco, questo aspetto senza di lui ci riporta alla mente quanto San Pietro, a nome degli altri apostoli, al termine di quella cosiddetta discussione animosa, anche molto accentuata, discussione tra Gesù e il popolo che aveva seguito Gesù dopo la moltiplicazione dei pani, era andato anche a cercarlo attraverso delle barche lì fino a Cafarnao, e c'è stato tutto un discorso sul cosiddetto pane di vita. Lo troviamo al capitolo sesto di San Giovanni. Ebbene, al termine, come sappiamo, tanta gente, la maggior parte dei presenti era rimasta turbata dal fatto che Gesù aveva parlato del suo corpo, cioè che il pane non più pane che si mangia tutti i giorni, ma lui diventa quel pane da mangiare, quell'Eucaristia, il suo corpo. Ecco, se non mangiate il mio corpo non avrete in voi la vita, dice Gesù in quel contesto. E
Alla fine, vedendo che la maggior parte della gente si allontanava, si rivolge ai suoi apostoli e discepoli e dice: volete andarvene anche voi? Cioè, questa domanda fa comprendere, capire che non ancora era tutto spiegato per gli apostoli, non ancora era tutto compreso. Se volete andarvene, siete liberi, andatevene pure. E Pietro a nome di tutti risponde: da chi andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Ecco, riflettendo un po' su questi aspetti, diciamo, del rimanere in Gesù e del fare qualcosa solo se siamo uniti a Lui, e non solo, ma anche di chiedere quello che vogliamo e ci sarà dato nel suo nome, cioè nella sua volontà. Dovremmo dirci una cosa, che probabilmente la Pasqua l'abbiamo celebrata nella liturgia, ma non credo che la stiamo vivendo. Perché se la vivessimo meglio, cioè voglio dire più come battezzati, più inseriti nel Cristo come i tralci giusti, quelli che porteranno frutto e sono uniti alla vite, allora le cose dovrebbero un po' cambiare nel mondo, attorno a noi, innanzitutto nella nostra vita personale, cioè di guardare più alle cose essenziali, di guardare la nostra vita semplice, quotidiana, da un punto di vista di Dio, di spiritualità, e non lasciarsi andare a cose così tanto materiali, fuggevoli. Abbiamo un momento difficile che stiamo vivendo a livello mondiale, sì. I governi, le autorità cercano, civili, cercano di interpretare, intervenire per come è al meglio portare le popolazioni a risolvere questo problema. Ma direi che questa pandemia ha toccato sul vivo una piaga, una ferita grande che c'è nell'umanità, cioè l'aspetto sanitario della salute fisica di ogni persona è un aspetto importante e andrebbe sempre custodito e valutato e seguito. Adesso si è messo in luce tutto questo aspetto e quindi anche diciamo, la vita cristiana ne risente perché abbiamo quasi messo da parte l'impegno cristiano, abbiamo paura di uscire di casa per paura appunto di prendere o contrarre il virus. E quindi non ci rechiamo più nella comunità ecclesiale, difficilmente ci ritroviamo con gli altri, non è necessario che per forza dobbiamo fare dei gesti, scambiatevi il segno della pace, ci diamo la mano, ci facciamo un sorriso. Sì. Perché è pericoloso? No, non è necessario questo. Sì, lo faremo quando sarà possibile, speriamo presto che finisca questa pandemia. Ma è dentro il cuore che dobbiamo scambiarci la pace, è dentro il nostro cuore che va continuamente cercata questa comunione con il Cristo per rimanere in Lui, per stare con Lui e vivere questa comunione con il Padre. Poi il portare frutto, ma vi siete mai chiesto cosa vuol dire per noi battezzati cristiani che seguiamo domenica per domenica un cammino di vita anche spirituale che ci viene offerto dalla liturgia? Che cosa vuol dire portare frutto in questo momento? Non è che domani mattina, dopo il Vangelo della domenica, ciascuno che l'ha ascoltato, meditato e anche cercato di viverlo, vada ad aprire al mercato rionale o cittadino un banchetto di frutta nuova. No, non è questo, il frutto non è quella frutta che ci dà la natura attraverso questa bellezza che troviamo sempre, specialmente in questo tempo primaverile, di frutti nuovi. No, no, è il frutto delle opere buone, è quel frutto che San Paolo diceva che, appunto legandolo alla fede, la fede ha valore con le opere di carità, di misericordia, di attenzione, di giustizia, appunto
anche di giustizia sociale, dove è necessario intervenire e far prevalere i diritti e le dignità di ogni persona. Frutti, diciamo, nella comunione personale, comunitaria, della nostra comunità a cui apparteniamo, della parrocchia, del gruppo, del movimento, dove ci ritroviamo con i fratelli e le sorelle e insieme lodiamo il Signore. Questi frutti buoni dobbiamo portare tutti e goderli, condividerli, scambiarceli, fare in modo che veramente siamo tutti attaccati, uniti, inseriti nel Cristo. Per questo se San Paolo osava dire, e lo ha scritto nelle sue lettere, non vivo più io, ma è Cristo che vive in me, siamo invitati in un certo modo, non dico a fare altrettanto, perché è la grazia di Dio che fa questo, ma almeno a metterci l'impegno, a dire io la Pasqua la voglio vivere con il Signore. E sto con lui. Ecco, ci avviamo alla conclusione. Come sempre, vi invito a fare una preghiera, oltre che a seguire quello che in questo mese di maggio vivremo e viviamo come preghiera mariana. Sapete, l'iniziativa di recitare il rosario in uno dei 30 santuari scelti dal Papa per questo momento di preghiera universale. E sono appunto i santuari in tante parti del mondo, anche dal nostro santuario di Pompei in Italia. Adesso non ho davanti l'elenco di tutti i giorni secondo le varie scelte che sono state fatte, però ho già letto, partecipato e diciamo anche interpretato in un certo modo il messaggio che ci è stato dato e lo schema di preghiera che ci viene suggerito. Tra esse c'è una preghiera antichissima che si rivolge alla Vergine Maria e con la quale voglio concludere anche questa meditazione della domenica quinta di Pasqua. E dice: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E con questa preghiera terminiamo questo commento al Vangelo della quinta domenica di Pasqua. Un saluto a tutti voi.